Iniziamo a prendere decisioni già al mattino, appena apriamo gli occhi. Ma quante volte vi è capitato di essere bloccati con la paura di decidere, la paura di prendere decisioni, quella paura che alle volte a me personalmente è capitato, ha generato ansia. Molte volte mi sono ritrovata a sentirmi incapace di fare la scelta giusta, e questa cosa mi creava confusione. Andare a quella visita, non andare, andare a Milano, no, forse è meglio Torino. No, forse è meglio rimanere qua ad Aosta. Leggere quel libro, non leggerlo. E che spesso mi sono resa conto che chi è sopraffatto dalla paura di prendere decisioni, le cose che tendenzialmente fa sono tre. La prima è quella di ricercare notizie sull'argomento, quindi guardare in continuazione su Google. La seconda, quella di chiedere aiuto a qualcuno, perché questo serve o dovrebbe servirci per allevare l'ansia o per raccogliere nuovi punti di vista. La terza, smettere di porsi domande che generano altri dubbi e poi altre domande e poi altre ancora, e seguire l'istinto e andare avanti e godersi le giornate. E che si crede che cercare più informazioni possa aiutare a prendere la decisione giusta, ma anche lì, dal momento in cui avevo tante o troppe possibilità di scelta, me ne ero andata davvero in tilt. Quindi il fatto di ricercare notizie sull'argomento che mi interessava non ha fatto altro che mandarmi ancora più in confusione, perché non tutti i siti, non tutti i libri, non tutte le cose che ho letto mi hanno poi dato le stesse informazioni. È un pochettino come quando vai al ristorante e leggi tutte le opzioni del menù e poi alla fine però scegli sempre la solita cosa. E che mi sono resa conto che alla fine andiamo a scegliere, scegliamo quello che conosciamo, perché questo è quello che ci dà più il senso di sicurezza, più il senso di tranquillità e di controllo. E che alla fine noi prendiamo decisioni sulla base sensoriale, e sono le emozioni a spingerci alla fine verso una decisione e non la razionalità. Quindi decidi tu per me, cercando di placare l'ansia, alla fine ti impedisce di scegliere. Tornando all'inizio, cercare informazioni alla fine finisce col bloccare le decisioni. E avere paura di decidere ci fa ancora rimanere nel rimuginio, pensare, porsi molte domande, rimorcinarci sopra, pensare che possa aiutare tutto questo a risolvere il dilemma, no. E quindi in questo video oggi cosa voglio dirvi? Voglio dirvi che la prossima volta che vi dovete trovare davanti ad una scelta stupida come questa che state vedendo, o grande,
Sicuramente un errore che non dovete mai fare è quello di rispondere per me uguale, oppure decidi tu, o di chiedere sempre consigli e pareri agli altri, perché dobbiamo imparare ad allenarci, a prendere le nostre piccole decisioni ogni giorno. E se si fa fatica, inizia davvero da piccole cose, le piccole cose banali e insignificanti. Anche se realmente non fa la differenza in quel momento, stai comunque sì allenando la tua capacità di prendere decisioni. Perché ricorda che anche non prendere una decisione equivale a decidere. Quindi se eviti di farlo, stai comunque decidendo di non decidere. E anche non scegliere comporta dei rischi. Quindi prova ad aprirti a nuove prospettive, prova ad affidarti al tuo intuito, prova ad individuare la scelta migliore e la scelta peggiore. E ricorda che anche dopo 1000 ragionamenti sono e saranno sempre comunque le emozioni a spingerci verso una decisione. Per questo alle volte pensare troppo razionalmente senza sentire quello che si prova nel profondo non è assolutamente facile, perché non scegliamo quello che pensiamo, ma quello che sentiamo.